Si parla di viabilità perché in giunta sono stati approvati dei progetti di fattibilità che riguardano delle strade nella zona di Villa Mosca. Sì, nell'ultima giunta che abbiamo fatto qualche giorno fa abbiamo approvato tre progetti di fattibilità per migliorare la qualità della viabilità cittadina nel quartiere di Villa Mosca. Un progetto riguarda la riapertura di una strada esistente che era stata chiusa a seguito di un piccolo dissesto idrogeologico che da Villa Viola consente di arrivare direttamente alla zona dell'ospedale, quindi evitando che il flusso di autovetture che arriva dalla zona alta di Villa Mosca possa passare all'interno del quartiere e agevolando quindi la possibilità anche di andare verso il centro città. Poi ci sono altri due progetti che sono stati progetti di fattibilità che sono stati valutati positivamente dalla Giunta, che riguardano uno una strada di collegamento dalla zona di via Coppa Zuccari che va a ricollegarsi alla strada, alla circonvallazione nord, e che consente a quel quartiere non solo di avere una sola strada di accesso e di uscita, ma di avere una seconda possibilità anche di immissione verso la circonvallazione nord. Questo importante progetto, che ovviamente ha un costo abbastanza elevato, 1.150.000 euro, sarà ovviamente portato avanti anche in questo caso con fondi propri dell'amministrazione comunale. E il terzo progetto invece, siamo in una situazione di fattibilità, riguarda il collegamento sempre a Villa Mosca della zona del Parco degli Ulivi. Anche in questo caso l'urbanizzazione che si è creata all'interno di questa zona è talmente alta che l'unica strada di accesso e di uscita viene anche utilizzata come parcheggio di autovetture, che in qualche modo creano un po' di problemi ai cittadini. Si creerà un'ulteriore possibilità di uscita da quel quartiere verso la zona dell'INAIL.